Buongiorno Bussolotti, io e Riccardo, portateci in fuga e presentiamo il nostro nuovo camper, primo, forse unico, solo per motivi economici, il Bussolo, è stato denominato così perché la forma estremamente aerodinamica e le linee ultramoderne ci hanno ricordato quelle proprio di un bussolo e quindi nome assolutamente adatto anche a seguito di sondaggio via social. Allora, siamo nel camping Trasimeno, assolutamente campeggio sul lago, un ottimo posto, veramente bello. Abbiamo deciso di venire al campeggio perché abbiamo ritirato giusto ieri il camper e quindi come prima uscita fuori avevamo un po' di timore ad andare a cercare magari posto in un'area sosta che a luglio sul fine settimana non è propriamente semplice, vicino a casa naturalmente, e in più insomma sentivamo un pochino più sicuri visto che era proprio la prima uscita e non avevamo ben coscienza di cosa stavamo facendo. Questo campeggio è veramente molto bello, si vede il lago a fondo reale, dopo ve lo faccio vedere. Là ci sono i servizi ottimi, pulitissimi. Noi ci siamo dotati di cavo 220 per la corrente, però la colonnina dell'acqua e dell'elettricità è lì e quindi avevamo abbastanza cavo per quanto riguarda la corrente, purtroppo non c'era abbastanza gomma per caricare l'acqua. Abbiamo preferito comunque di non chiedere niente a nessuno, potevamo chiedere ai nostri simpaticissimi vicini tedeschi, ma comunque veramente molto carini e simpatici, qui salitano tutti, ma abbiamo preferito di no perché tanto comunque avevamo i bagni del campeggio e tutti i servizi per lavare i panni, per lavare i piatti, per fare la doccia, molto spaziosi, molto comodi, molto puliti, veramente a 20 metri, quindi abbiamo optato questa volta per utilizzare solo la corrente ma non l'acqua. Il campeggio è molto grande, là in fondo si trova al lago, ci sono circa 70 piazzole, la nostra è una di quelle large, quindi abbiamo tutto veramente il posto del mondo. E se vi posso dare un consiglio per chi vuole venire in questo campeggio, evitate i posti quelli fighi proprio riva lago, perché esteticamente molto belli, fa molto chic, però in realtà la sera veramente pieno di moscini, cosa che nella nostra piazzola più interna assolutamente no, con un paio di zampironi siamo stati benissimo tutta la serata, tra l'altro c'era più vento verso l'interno che in realtà verso l'esterno, gli alberi comodissimi per poter stendere la biancheria e ora passiamo invece ai gravi errori commessi. Il primo, come già detto, il tubo dell'acqua, abbiamo un tubo corto di circa 3 metri che non ci ha permesso di poter ricaricare. E io sto facendo un video serio. Serio? Sì, vai giù. Che non ci ha permesso, dicevo, il tubo corto dell'acqua di poter ricaricare. Tavolino con sedie, tavolino pieghevole, sedie pieghevoli, sdraie. Un altro grave errore è stato quello di non avere un tappeto, un sottotenda che abbiamo già ordinato, ci arriverà domani. Perché abbiamo notato, spuciando un qua e là fra i vari camperisti, che il sottotenda è fondamentale perché diventa praticamente un salottino in più e in questo modo qua si porta anche meno sporco all'interno del camper. Altro errore che ci manca è uno scalino per poter salire, onde evitare di mollare una rotula, e tassativamente nel camper ci si entra scalzi. Una problematica di questo camper è la grandezza del gamone. Avendo la cucina in coda, molto comoda assolutamente, in quanto c'è tutto lo spazio necessario per poter cucinare senza infastidire gli altri componenti all'interno del camper, purtroppo il gabone è veramente piccolo e quindi ci entra il minimo indispensabile. Adesso ve lo apro. Ecco qua, queste sono le dimensioni interne del gabone. Come vedete è veramente piccolo, adesso all'interno c'è una cassetta degli attrezzi, una mezza tenda di quelle da spiaggia, triangolo, vabbè, cartello per i carichi sporgenti, qualche cosa per pulire, e dopodiché qui ci viene inserito questo tavolino pieghevole trovato su dentro che funziona benissimo, seggioline pieghevoli e una sdraio. Sì,
E una sdraio, dicevo. Mentre l'altra sdraio l'abbiamo sdraiato, l'abbiamo dovuta incastrare all'interno. Questo camper è un modello Rimor unico del 1999, motore Ford 2005, velocità tenuta in autostrada circa 100-110 km/h massimo. 110 in discesa. 110 in discesa. Abbiamo un altro piccolo spazio qua all'interno, dove prima erano presenti le bombole del gas, che poi sono state tolte, ne è stata inserita una sotto all'interno, ma veramente ora se questo essere si sposta, grazie, ecco, cioè praticamente non c'è nulla, cioè, ma siamo, no, c'è la brace. C'è la brace, siamo completamente disorganizzati. Naturalmente, dicevo, meccanica del 1999. Naturalmente non è come guidare una macchina moderna, il cambio è un po' laborioso, però comunque si guida bene, siamo alti, quindi si vede bene la strada. L'unica pecca veramente che ieri ci ha fatto soffrire un po' è stato il caldo, che siamo partiti all'una a chiusura di negozio, e quindi è stata veramente faticoso stare in autostrada, fra l'altro con 4 km di coda beccati subito immediatamente sotto il sole. Anche se è più fresca di una macchina, comunque il caldo si è fatto sentire, e il rumore con i finestrini completamente aperti. Vedremo poi come fare per ovviare a questo problema nel caso in futuro. Eccoci all'interno. Allora, naturalmente ogni camper va poi adeguata a quelle che sono proprio le esigenze personali, e considerando che ho a che fare con l'uomo più caotico della terra, sto cercando in qualche modo di mantenere l'ordine il più possibile. Sono ordinatissimo, non ho sfatto nemmeno la valigia. Bravo, e quella scatola lì che doveva stare a Firenze è venuta con noi a prendere aria. Ci sono le due radio da montare. Vai. Comunque abbiamo all'interno il letto matrimoniale, che c'è un gran casino, ok? La dinette. Qua sotto c'era stata incastrata sopra i suoi sedili la seconda sdraio, un altro divano letto con la finestrella con quell'essere fuori, piccolo hobbit. E per quanto riguarda poi la cucina, errori gravi che abbiamo commesso: i fuochi tendono a scaldare comunque il pensile sopra, e noi abbiamo avuto la malaugurata idea, non so se si vede facendo la luce, di metterci la dispensa. Quindi mai mettere la dispensa sopra fuochi, perché si scalda, e si scalda il mangiare. Qui ci sono le stoviglie, verranno invertite oggi. La piantina lo so che non ci sta in un camper, ma mi piaceva un sacco, tanto di quelle finte, però fa molto ambient. Problema frigorifero. Allora, il nostro frigorifero adesso, quando siamo arrivati in campeggio, sta andando col 2,20, avendo preso il camper praticamente all'una, essendo partiti all'una, direttamente buttando tutto dentro così, il frigorifero era completamente spento. Siamo arrivati subito al camping, l'abbiamo attaccato al 2,20, però purtroppo ci ha messo veramente diverse ore, 6-7 ore circa, per entrare un attimino in funzione. E quindi per le prossime uscite abbiamo già valutato di accenderlo comunque la sera prima a casa, in modo da che possa entrare tranquillamente in temperatura, e poi da poterlo utilizzare appunto tranquillamente attaccato al 2,20, che adesso la roba inizia a essere un pochino fresca ora, ma per fortuna ci eravamo organizzati comunque con una borsa frigo proprio per le evenienze. Sul bagno niente da dire, il bagno comunque è abbastanza comodo, anche se l'abbiamo usato pochissimo, essendo praticamente senza acqua. L'armadio, la prima parte è a posto, la sua c'è ancora la borsa buttata dentro. Altra cosa invece interessantissima sono queste coperture per i vetri già presenti all'interno del camper, che ora qui, questa naturalmente l'ha messa il mio marito, che figurati, cioè, c'è una ventosa da attaccare, non è una roba difficile, come potete vedere è semplice, e queste veramente bloccano tantissimo il caldo. Una new entry proprio di questa mattina, appena montata dal mio piccolo hobbit, è il pomello figo del cambio. Cioè, chi è che non vuole un cambio fatto così?
Così adesso non solo sembra un camper, no? Di chissà gente strana, poi magari ci entrano anche dentro, vedono il pomello col teschio e ci arrestano direttamente. Questione tendina. Allora, la tendina ce l'abbiamo trovata, per ora ce l'abbiamo lasciata perché avendolo preso praticamente ieri e siamo partiti subito, non c'è stato proprio il tempo necessario per poterla cambiare. Questa tendina è abbastanza comoda per quanto riguarda l'uso quotidiano. Il problema è che durante il viaggio, nonostante uno cerchi di chiuderla più possibile, si sente questo rumore qua, che è veramente veramente odioso. Quindi questa verrà sostituita con qualcosa di più morbido che non farà assolutamente rumore. Buongiorno gente, noi siamo in viaggio, come vedete dal finestrino, ma è di quelli che si sposta l'omino con le foglie. E l'autista ancora non mi ha fatto guidare bussolo. Guarda come ride, guarda come ride. Perché ci vuole l'occhio per prendere le misure. Ora, certo. Con calma poi lo guido. Lei mi sa che me lo sta mettendo nel culo un'altra volta. Ma tanto non ti piace guidare? Sì. Ma bussolo sì! Ah, ecco. Allora, noi niente, la vacanza è finita, breve ma intensa, giusto? Bella, riposante. Rilassante. E ora siamo in viaggio che fra 2 ore si apre al lavoro. Ciao ciao! Ciao!